amici, e benvenuti in questa nuovissima puntata di 7 Days to Die the Survival Horde Crafting Game. Come sempre, io sono Borucci, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, amici. In questa puntata, super puntata anche questa, abbiamo la creme della creme qua. Iniziamo subito, dalla sinistra alla destra. Abbiamo l'uomo qua, il trivellatore. In buon senso si intende, ovviamente. L'uomo che ha costruito anche questa roba che vedete qua. Trappola per gli zombie, diciamo edificio trappola per la luna rossa, ma in questa puntata andremo avanti per renderlo migliore. E in più costruttore, dopo il costruttore tira sui materiali, cioè insomma fa un casino di roba, è Calibruzio. Benvenuti a tutti. Poi abbiamo la nostra panterina rosa 88 super cacciatrice e altro. Ciao a tutti. E poi uno dei nostri ingegneri che è venuto qua. In realtà c'è stato in tutte le puntate, anche solo passato a salutare, ma è venuto qua in questa puntata per completare questa costruzione esattamente prima della luna rossa. Lui è il grandissimo Star. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Fatte le dovute presentazioni, possiamo andare al lavoro subito. Dove sei Calibruzio? Dove sei Calibruzio? Perché questi li puoi rinforzare da fuori. Ah, vedete che Calibruzio pensa anche a tutto. Calibruzio, sì, manca il bagno in questa base, scusa. Manca perché non dovresti fartela addosso, ecco perché manca. Poi con tutti gli zombie che arrivano rischi di fartela addosso. Qua un bagnetto io lo metterei, un angolino, un bagnetto lo farei. Una turca, un quello che vuoi, però lo farei, ma tipo qua magari, qua. Vabbè, dopo ci pensiamo. Intanto, come vedete, la nostra panterina con una pala sgrausissima sta scavando, come sta scavando anche Calibruzio, nel mentre Star sta verificando la base e sta capendo se si possono fare, ne ha già trovati un po', migliorie a questa base. Non abbiamo molto tempo perché siamo al giorno 20, ore 4:50. Quindi bisogna anche sbrigarsi a fare le cose. Secondo me Calibruzio dovrebbero fare nella prossima alfa, cioè nell'alfa 20, dovrebbero fare un NPC, ecco. Un NPC dedicato a te, che è il commerciante. Cioè tu vai là, tu gli dici, oh non è che c'hai 1000 di sabbia? E lui fa, sì, to, tieni. Oppure tipo vai là e gli dici, c'hai mica 1000 di scisto? To, e te lo dà. Tac, e te lo dà. Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac, posto per commensali che non ci sono, tac. Questa è la... Secondo me, guarda, vado a scrivere ai programmatori, finito qua, e gli vado a dire di fare proprio il tuo personaggio. Tipo ricompensa per le missioni. Sì, esatto, esatto, una roba così. Tu vai lì al posto di darti cocuzzari... cosa vuoi? 1000 di sabbia mi servono. Eccolo qua. Tac, 1000 di sabbia. Ah, no, non ho capito Calibruzio. Quanta che ne hai recuperata dallo scavo lì? Sono a 19.000 qualcosa adesso. Così. Vedi la storia dell'NPC? Oh, c'è mica 19.000 qualcosa d'argilla. Certo, tieni, l'ho appena scavata lì per fare il pavimento della base. Eccola qua. Hashtag... Calibruzio NPC farei proprio. Allora, arrivo da voi e vi porto un po' di spike. Chi gliele devo dare un po' di spike appena prodotte? Sì, nella cassa. Nella cassa che poi le prende... Va benissimo. Prende Star. Eccole qua, va. Un po' di spike. Siamo a 97 in più altre. Qua c'è pietra, eh. Cioè, c'è 12.000 di pietra qua, ragazzi. Anzi, di più. Sono sia pietra che sassi. No, non è vero. Di pietra c'è 1065, di sassi che 12.000. E adesso. Pietre vanno prodotte. C'è una mega talpa che lascia in giro i buchi per tutta la mappa, eh. Comunque vi sto portando un bel po' di cose molto interessanti. Allora, prima di tutto. Oh! Ecco qua. Allora. Qua, legno. Saltino. Legno, vuoi legno? Te lo do subito, vieni qua. Faccio il Calibruzio della situazione. Legno, lo vuoi? Eccotelo qua. 2000 cocuzzari di legno. E vai. Poi mettiamo questi qua. Ale, poi. Mettiamo qua. Pietre pronte. Sì, sono qua. Pietre pronte. Ce ne abbiamo quasi 2000 adesso. Vai.
Molto bene. Poi ho messo in moto la trivella, vieni un secondo, va. Dove sei? Dove sei, Calibruzio? Dove c'era la porta una volta. Ah, ero già qua. Era invisibile. Vai, dimmi. Allora, c'è. Cos'è? 6.000 d'argilla, 6.000 d'argilla e 6.000 d'argilla, altri 6.000 d'argilla. Questo tutto scavando, Sasso. I sassi però hanno la texture quando li fai cadere. Il resto c'è il sacchettino, tassassi la texture. Guarda qua, guarda, quanta roba hai scavato! Ma guardate! Vabbè, io continuo a scavare. Sì, sì, tu scava, scava, scava che serve. Allora, vediamo un po', mettiamo questa bellissima cosina qui. Vediamo un po' il trade, che cosa ci offre. Sì, 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 va bene, quello che vuoi va bene. Allora, ti vendo questo, poi ti vendo questo che non ci interessa. Questo te lo vendo, poi questo non lo vuoi. Questo lo vuoi? Sì. 1900 cocuzze, non male. Allora, vediamo un po' se ha qualcosa. Munizioni? Munizioni? Non ha le munizioni che vuoi, Calibruzio. Non ce le ha. Bisogna andare da un altro trade per forza. Questo non c'ha una mazza. Stranamente Calibruzio sta ancora scavando. Però eccolo qua, eccolo qua. Ho appena finito. Aspetta che guarda che salto che ho fatto! Vai, non mi puntare quella trivellata in faccia, in mezzo allo stomaco, anzi. Boh, hai il pieno. Oh, mi ha fatto il pieno, pure benzinaio. Adesso, prima di tutto, abbiamo deciso che i proiettili li facciamo noi, quindi vado leggermente subito da Star. Star, sei pronto a illustrarci qualcosa? No, ho fatto solo robe funzionali, non devi fare di scaletto. Guardate già le scale, fate le scale così. La passerella, vedete? Una bella passerella, vai. Tutte passerelle intorno per un fattore che lo zombie quando arriva, oltre che stare sotto, è meglio sparargli da più in alto. Certo. Zombie, perché ovviamente poi ci sono i salterini qua, fino a qua non ci arrivano. Si spera. Sì. No, un salterino in media salta 4 cubi. Bene, bene, allora non ci può arrivare, però c'è Braystar, ricordati, c'è Braystar, quindi può succedere di tutto. Calibruzio, mi è venuta in mente un'idea, in realtà mi è venuta in mente ieri notte. Allora, qua, in questa zona qua. Si sale. Qua si sale. Qua, da qualche parte, bisogna fare, mi è venuto in mente. Visto che ti piace... di quello che stai per dire. Visto che ti piace scavare... Vuoi fare una via di fuga tutta scavata da me, scommetto. Non so se ce la faremo, però sarebbe bellissimo, bellissimo. Vado a prendere la benzina. Fare una via di fuga che arriva fino alla base. Non ci arrivo. No, non ci arriveremo mai. Però almeno, dico almeno, farla. Scusa, iniziare a farla non sarebbe male. Cioè Calibruzio in questa puntata fa tutto, pure il ladro, ma ha fottuto la moto e devo andare a piedi fino alla base. Bravo Calibruzio, bravo. Cavolo, sono finito in un buco. Ma che cavolo, ma chi è che lascia i buchi in giro? Ma dai. Il buco. No, dammi la minimoto. Chi è che ha lasciato il buco? Colpa di Braystar di sicuro. Sicuro che è colpa sua. Andiamo da Calibruzio che sta scavando e probabilmente... questo è ferro. Urlatrice. L'urlatrice. Ah, stanno arrivando, un po' di zombie. Fuoco. Eccolo. Non ho armi da vado, fuoco. Vado io. È troppo tardi. Già risonati 23. Scarica pure la pistola. Un'altra là. No, due urlatrici. Ha urlato. Ha urlato. Ha una cane. No, il cane no. Aspetta, un'idea. La trappola di Gordon. La trappola. Allora. Il cane si è buggato. Ah no, sta entrando nella base. Abbiamo già una prova della base, ragazzi. Cioè, avete gli zombie in base. Ci abbiamo gli zombie in base. E muori, ma. Il cane è entrato, cali, occhio.
Ci stanno invadendo la base. Ci stanno invadendo il cane. Cane. Il cane, aia, il cane maledetto. Aia, il cane mi sta ammazzando. L'ho ucciso. Vai a urlare dall'altra parte. L'ho ucciso. C'è la mascotte del cane adesso. Gli zombie hanno... sono entrati. Colpo dall'alto. Ma io non ho preso nessuno. In tutte le puntate succede qualcosa. Qua al meccanico. Sì, al meccanico. Aia. Sto male, sto male, sto male. Sto male. Sto male. Oh, Calebruzzo, non sprecare colpi, che ne vengono già pochi. Con la trivella. Con la trivella addirittura. Occhio, Calebruzzo, dietro di te. Vai via, scappa, Star. Buttati, buttati giù. Buttati dove? Buttati. C'è lo zombie su, è sopra. Buttati. Sto scendendo. Scendi sopra di te. Mi è caduto addosso praticamente. Aia. Chi è che mi ha preso? Chi è che mi ha preso? Preso. Zampillante di sangue. Andiamo a vedere questa vena mineraria dopo l'assalto agli zombie. Eh sì. Ale. Una vena schifosa. Guardate. Cioè, Calebruzzo facendo il passaggio ha trovato già la vena. Allora, sostanzialmente, guardate qua, il buon Calebruzzo sta scavando. Poi non ce la faremo sicuramente prima della luna rossa. Però l'idea è arrivare in questo isolotto. Cioè l'isolotto, quello dall'altra parte del ponte della base. E poi fare lì il collegamento in maniera tale che abbiamo un collegamento sotterraneo e sott'acqua che passa da qui a qui. A me piacerebbe che questo cane rimanesse qui come mascotte così. Però peccato che scomparirà. Però è veramente fantastico. C'è una droppa aereo. Guardate. Guardate che... aereo. Droppa aereo. Droppa aereo utilissimo. Adesso vado a recuperarlo. Incredibile, Panterina è già la seconda volta che mi cura. C'è dietro il miele. Panterina è la venditrice di miele. NPC per Panterina che vende il miele. Ah, urlatrice! Aiuto, urlatrice! Maledetta! Maledetta! Muori male! Allora, sento Calebruzzo da qualche parte qua. Lo sento, ma non lo vedo. Vediamo un po', deve essere qua. Eccolo qua, Calebruzzo. Ah! Aiuto! Corvaccio! 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 Corvaccio, aiuto! Non riesco a trovare la pistola e scarica pure, non ci credo. Ma corvaccio morto, corvaccio morto. Maledetto. Cioè, ti stavano arrivando tutti addosso, Cali. Purtroppo la trivella... Andare lo sconvolto. Lo sconvolto con il casco da minatore qua. Non è da minatore, però, vabbè. Un'altra urlatrice. Calebruzzo si è messo male, se entrano dentro lì, sono cavoli. Fateci costruire sta base. Basta. Basta. Un'altra di queste. Ma basta. E muori. Oh oh. Ragazzi, qua c'è un problema. Sto per morire. Sto per morire. Mi sa che morirò. Mi sa che morirò. Brutta roba. C'ho 10 di energia, di vita. Oh, questo è morto. Calebruzzo, non uscire da lì. Stanno arrivando non so quanti. Non so quanti, sono lontano dalla moto. No, non avete idea quanti zombie ci sono qua. Sono tipo morto, mi so. Si stanno dirigendo non so verso dove. Si stanno dirigendo nelle mie tasche, diciamo. Attenzione, attenzione, saltatore no. Il saltatore no. Che il carbone è finito. Comunque. È finito il carbone. Sì, aiuto. Sì. Aiuto, Calebruzzo. Sono lì da te tutti. Calebruzzo. Ma io sono già morto da 20 minuti. Vabbè, allora ok, me ne vado. C'è qua l'immondo. No, tutta la roba da prendere. Ma niente, c'è qua il mondo. Non so quanti mila zombie ci sono. Sono tutti in giro. Ma ce ne saranno una cinquantina come minimo. E c'ho 11 di vita. Ti dico solo questo.
Non so come mai. Il ritorno del... quando fai questi lavori qua con la trivella, purtroppo vengono in 74.000. Sì, no, va bene che vengo. Sono qua, ti vedo, eccomi. Ecco, fai il giro lungo, recupera la mia roba, ti prego. Ok. C'è ancora la metà di 1000, però... ma sono ancora qua, tra l'altro, questi maledetti. Sono proprio esattamente all'ingresso. Venite qua dallo zio. Ma stavo cadendo nel tuo buco! Ah, che paura! Guardate quanti sono! Guardate quanti cavolo sono! Una mandria! E ne stanno arrivando ancora! Ma non è la luna rossa! Ho trovato una grotta! Ragazzi, ho trovato una grotta qui, nascosta. Vicino alla luna. Io lì stavo andando. Ecco. Cioè, io già, ero già entrato e già stavo andando a prendere munizioni. Molto bene. Allora, qua c'è l'aiuto aereo. Prendiamolo. Vai. Cassa di provviste. Un paio di proiettili. Questo che lo utilizziamo. Il Baker che non lo trovavamo prima. Va bene, ok. Via. Torniamo di qua. Calibruzzo, com'è la situazione là? Sommarsi in una montagna di legna. Allora, qua bisogna... bisogna semplicemente allontanare. Occhio che ci sono guardi adesso. Ecco, Ale, ci mancavano solo i cani. Mancavano solo quelli. Mamma mia, no. Qua c'è la famosa grotta. Vedete, lì ci sono un po' di cose. A questa parte ce ne sono altre, ma c'è il buon Star che dovrebbe essere non qua, ma era qua. Infatti c'è il mio zaino lì da qualche parte. E può essere. C'è la mia. Occhio, via da lì, via! Star, stai andando in una parte molto poco. No, vai. Vedo che ci sono le orde di zombie. Cioè, ma l'urlatrice mi pare che ha urlato una sola volta. Sì, il problema è che ce ne sono 43 di urlatrici. Guardate qua. Ce n'è 4 solo dove sono io. Guardate. No, armi, sì, è vero. No, ci sono i cani, scappa! Scappa! Fuga, Calibruzzo! Scappiamo, torneremo presto a recuperare le cose. Intanto qua le patate sono pronte, qua il nostro orto sta andando benissimo. Dovete venire qui. Guarda qua. Potete cucinare qualcosa. Dimmi la situazione, Calibruzzo. Sto scavando altrove per portarli via dalla base, perché sennò facciamo un quarto. E dalla base, dall'orto, si vede la costruzione. Bellissima. Peccato che dalla costruzione che abbiamo fatto luna rossa non si vede la base, però vabbè, facciamo un po' di vernice che ci serve anche. Allora, voi volete fare la porca per camera blindata, giusto? Ho capito bene? Se riesci fanno anche due. Due porche vuoi? Va bene, ti faccio due porche per camera blindata. Allora, lingotto d'acciaio, quello potrebbe essere un problema. Ne posso fare solo una di porca. Purtroppo ne posso fare solo fare una porta, allora solo una porta di camera blindata, una sola. Turco ed è in produzione. Tanti. Eccomi, scusi, mi lascia la mini moto, faccio prima. Sì, vieni qua, to, vai. Anche le zombie, eh? vai qua, ce ne sono allora... 4. No, però le Amon, le porto... Amon. Vieni, la bici, prenda la bici, prenda sì, la bici. dammi la bici. Aspetta, che devo prendere la bici. Abbiamo fatto un cambio, moto per bici. Dov'è bici? Aspetta che c'è Panterina. Do una mano a Panterina un attimo. Ah, ma guarda che l'infermiera è l'unica che non corre, la fine che non scappa. Sì. Oh, là. Vai, via la... Ma hai notato, Panterina, che ti attaccano solo donne? Donne zombie? Sì. Aspetta, arrivo, Calibruzzo, aspettami che do una mano a Panterina, stai tranquillo, arrivo subito. Arrivo. Abbiamo qua fatto un cimitero, dov'è? Dove sei, Calibruzzo? Qui. Eccolo lì, Calibruzzo.
Dov'è? C'è un altro. Qui. Calibruzzi, eccolo qua. Uccide. Ecco, attenzione a Calibruzzi. Noi abbiamo l'entrata secondaria, ce l'abbiamo da qua. Attenzione con l'acqua buggata. Con l'acqua buggata. Per ora è qua. Ma qua non c'è più. Bellissimo. Per ora abbiamo la zona di fuga qua, sperando che sia solo la zona di fuga e non dell'ingresso degli zombie. Ma sperando di sì. Poi si gira da questa parte qua. Un giorno tutto questo arriverà alla base là, cioè, diciamolo pure tranquillamente. Tac. Qua si sa. Un giorno non ci sarà mai quell'arena lì, ce ne sarà una. Sì, no, certo, certo. Però questa verrà ricordata e soprattutto Calibruzio. Ora che sei qua. Allora, possiamo fare una bellissima insegna di legno se avessi del legno. Questo è un particolare, non ho del legno. Non sono stato io, Panterina, a farti cadere l'albero. Non hai le prove, non hai le prove che sono stato io. Non c'è registrazione e non hai neanche le prove, perché nella registrazione, guarda caso, taglierò la parte che cade l'albero. Bene. Va bene, quindi non sono stato io, non ci sono le prove. Però a me è piaciuto il fatto che ci hanno attaccato 80.000 zombie. Interessante come cosa. Soprattutto la mandria di prima, Calibruzzo, sei riuscito a disperderla te? Sì. Ottimo, grande Calibruzzo. Semplicemente c'è... perché vanno dove scavi, quindi io sono andato lontano e sono andato... Bravo, bravo, bravissimo. Altrimenti ce la trovavamo nella base lì e nella base là, dappertutto. Nella base lì oltre all'orda. Esatto. Cioè, non è che hanno aspettato... la luna rossa, no, anche il giorno prima. Panterina, non t'ho fatto, non c'è le prove, non sono stato io. Ancora la registrazione sarà tagliata ancora, non sono stato io, non hai le prove. Ma sono lontano da te, guardami, guarda, sono lontanissimo. Non sono in testa. Come... Dai, non sono stato io, sarà stato Brestar. Sarà Brestar che si è infilato nella partita, non si vede neanche che gioca. Guarda, 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 cade lontanissimo da te, guarda. Stavolta lontanissimo. Stavolta non mi hai preso. Lontanissimo. Sto mettendo. Guarda, l'ho messa adesso. Fammi vedere com'è. Sì, dai, dai, sta anche bene. Il nome. Che nome mettiamo? Allora, Calibruzzo, cosa avevamo deciso? Che nome mettiamo? Siccome i primi materiali sono stati quelli del lastricato. Sì. Il nome che avevo deciso, se va bene, sarebbe The Last Ricato. The Last The Ricato, esatto. Ricato. Ricato lo metto tutto maiuscolo. Ok, potrebbe essere così il nome. Guardate che bella. Guardate che bella. Ora la porta è decentrata rispetto al centro. Ma va bene, chi se ne frega. Basta ste urlatrici, basta. Basta ste urlatrici. Che arrivano gli zombie, non possiamo preparare bene questa bella base. La felice, vado ad ucciderla perché... Calibruzzo, ti dico che la base sta venendo un bijou. Quando tornerai qua potrai ammirare la base. Un bijou. Veramente, bene, guarda, bene, cambiata... Bene. Sta cambiando. Per quanto ne hai? Dimmi per quanto ne hai. Un po' ancora. Oh, bene, bene. Ci sarà tutto il tempo per renderla un bijou, guarda. Beh, già è funzionale, eh. Già è funzionale, esatto. Ma in più la renderemo anche abbastanza bella, graziosa. Più graziosa. Attraente. Sì, dai, diciamo anche attraente, dai. Meniamocela con un attraente. Oh, che bel sole che c'è prima della luna rossa, questo tramonto molto romantico. Tanto qua stiamo verniciando. Ne metto anche gli spike, figurati. Metti. Guardate. Questo è un muro, ma è un finto ferro praticamente. Ma gli zombie non lo sanno. Oh, là. Qua. Allora, da qua. Guarda qua, oh, pavimento, un bel parquet lucido, come puoi ben vedere, mi raccomando non sporcatelo, che è già un po' zozzo. Poi fuori ci sono le spike, arrivo, e abbiamo la nostra, guardate che bella, la nostra insegna, e soprattutto, guardate, ha iniziato a prendere colore. Ora, dimmi Calibruzzo, aiuto che arrivi con sto coso, cosa c'è Calibruzzo? Un paio di acque, direttamente al bioma. Due acque minerali, là.
Bella, me la bevo subito. Danno 60, tanta roba. Molto bene. Ah, una bella bevuta. Giorno 20, ore 22:32, meno di 24 ore alla luna rossa. Spike tutta in giro, ne abbiamo un bel po', ma ne dobbiamo fare assolutissimamente altre. Quindi vado subitissimo a recuperare altra legna. E per questa puntata è tutto, amici. Ecco qua la nostra The Last Z recato. Ovviamente prima della luna rossa andremo ancora a potenziarla e poi nella prossima puntata luna rossa si parte subito e quel che succede succede. Anche perché già in questa puntata è stato veramente un bordello, ci sono già stati zombie che sono arrivati. Ma per questa puntata, come detto, è tutto. Vi voglio ricordare di supportare questa serie con un bel mi piace per far continuare questa serie. Un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella. Vi ricordo che esiste la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione. Per cui da Amor Rouge e parto adesso a caso, la nostra grandissima cacciatrice, nonché disbosca boschi, nonché tantissime altre cose, Panterina Rosa 88. Io vorrei fare un saluto a Taurus, che oggi purtroppo è mancato. È mancato nel senso che e... manca, non che sì. È morto, lo dico. Sì, ok, va bene, vai, vai. Saluto e spero che alla prossima puntata ci sarà. Ok, molto bene, molto bene. Vai, Taurus, ti vogliamo alla luna rossa. Poi, il nostro grandissimo ingegnere, eccolo qua, con una bella mazza in mano, il nostro grandissimo Star. Ciao ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, condividete il video su tutti i social, che così fate crescere Amon. E mi raccomando, continuate a seguirci. Alla prossima. Grandissimo Star. E poi, per finire, il nostro trivellatore umano, trivellatore di terra però e di roccia, il nostro Calibruzio. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima e io invece voglio salutare Gordon. Aspettiamo. Così, allora io saluto a casaccio e saluto anche David the Grave, così a caso saluto. Chuken, Braystar che non, non ti vogliamo. Braystar non ti vogliamo, ma mi sa che nella prossima puntata Braystar ci sarà. Perché Braystar alla luna rossa salta sempre fuori. Detto questo, amici, ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.